Speciale Teatro Moderno di Latina. Ben trovati amici ascoltatori di Radio Luna e ci rituffiamo ancora nella stagione del Teatro Moderno. Sì, perché io sono Gianluca Cassandra e questo è lo speciale Teatro Moderno. Ho detto ci rituffiamo nella stagione perché ormai è circa un mese che è passato dal primo spettacolo in cartellone e questo fine settimana, sabato 28 e domenica 29, abbiamo invece il secondo spettacolo che si intitola L'amore migliora la vita, scritto e diretto da Angelo Longoni, un cast stellare. Tra queste tante stelle del cast abbiamo in linea con noi Ettore Bassi. Buongiorno Ettore. Ciao, buongiorno a tutti. Ecco, allora Ettore, noi abbiamo fatto così questa piccola introduzione, ho lasciato soltanto il titolo ai nostri ascoltatori, che è L'amore migliora la vita. Vuoi dirci qualcosa in più su questo spettacolo che, insomma, parla di una storia forse, chissà, abbastanza comune o comunque molto, molto toccante? Sì, è una storia secondo me molto ispirata, nel senso che Angelo ha scritto questo testo in stato di grazia, perché è riuscito a tirar fuori una storia molto, molto accattivante, molto interessante, molto divertente, ma soprattutto molto profonda. Il tema è come due coppie di genitori oggi potrebbero trattare il tema dell'omosessualità dei propri figli. Quindi è un tema attuale, sempre attuale ovviamente, ma è un tema anche difficile da affrontare, perché quando poi ci si trova coinvolti in una cosa del genere è molto facile dal di fuori giudicare, poi trovandosi dentro le cose cambiano. E certo, poi leggendo un po' la trama, insomma il copione dello spettacolo, ho avuto questo piacere. È molto evidente come inizialmente poi queste due coppie, che ricordiamo in scena sono rappresentate da appunto Ettore Bassi, Gaia De Laurentiis, Eleonora Ivone e Giorgio Borghetti, esatto, e in pratica inizia questo come un confronto praticamente civile, poi piano piano quando si scende in profondità dei temi viene fuori un po' la natura umana, no? Perlomeno la natura quella dove si tocca un po' più le corde in profondità. La visione di Angelo, che a me piace molto, è una visione realista, è una visione poi cruda, nel senso che va al nocciolo della questione e vuole anche dissacrare quell'atteggiamento piccolo borghese a cui spesso su alcuni argomenti e in molte occasioni siamo portati a riferirci. Quindi questa formalità iniziale dove si cerca di parlarne ma poi non troppo, vabbè, ma insomma non è poi una cosa così grave, in realtà è soltanto un pretesto per sfuggire alle proprie paure, alle proprie responsabilità, alla verità delle cose, che è la rovina di tutto, è quello che porta un paese, un popolo a non prendere in mano le cose come sono, a non affrontare le responsabilità e a non risolvere i problemi. Quindi nel microcosmo di una coppia come quello di una famiglia succede la stessa cosa, e questo deve essere invece scardinato. Quindi si crea una dinamite all'interno di questo meccanismo che piano piano esplode e mostra il lato anche più, a volte più becero, più basso, più meschino delle persone. Voglio ovviamente sottolineare che in questo spettacolo si ride molto, Certo, no, sì. Infatti, sì. La cosa interessante, bella, è che è attraverso la risata, è attraverso anche la rappresentazione di questi aspetti che diventano comici nella loro tragicità, sta l'intelligenza del testo, insomma, e quindi per questo Angelo era, secondo me, molto ispirato quando l'ha scritto. Ecco, proprio questa è la cosa bella poi del teatro, e in qualche maniera del teatro che racconta la vita, perché poi dissacrare, offrire comunque un sorriso, a volte agrodolce, a volte più aperto, però è quello che è proprio del teatro, per cui davvero vi aspettiamo, insomma aspettiamo gli ascoltatori sabato 28 e domenica 29 novembre con L'amore migliora la vita. Ettore, io ti ringrazio, grazie di essere stato grazie, con noi, ci vediamo a te, un abbraccio a tutti. Allora, dopo aver salutato Ettore Bassi, ricordiamo gli appuntamenti, come ho appena detto: L'amore migliora la vita, spettacolo scritto e diretto da Angelo Longoni, interpretato da Ettore Bassi, Gaia De Laurentiis, Eleonora Ivone e Giorgio Borghetti,
in scena al Teatro Moderno di Latina sabato 28 novembre alle ore 21 e domenica 29 novembre alle ore 17:30. Per tutte le informazioni su questo spettacolo, così come sugli altri, potete chiamare il botteghino allo 0773 47 19 28 oppure trovare tutti i nostri contatti dalle mail al contatto social sul nostro sito web che è www.modernolatina.it. Io vi ringrazio dell'ascolto e ci diamo appuntamento per questa settimana allo speciale Radio Moderno in onda dal foyer del Teatro Moderno alle ore 19:30, giusto un'ora prima dello spettacolo, e chissà che qualche protagonista, insieme a delle anticipazioni molto interessanti, non sia presente proprio con noi ad accogliere il pubblico che arriva a teatro. Penso di aver detto tutto, un saluto a tutti gli ascoltatori e al prossimo appuntamento. Teatro Moderno è in via Sisto V, piazza San Marco a Latina, www.modernolatina.it, telefono 0773 47 19 28.